lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Ragazze, e ben ritrovate in un nuovo video. Finalmente giro un nuovo video, non so se mi avete seguito in pagina, ma ho ripreso a lavorare fortunatamente e pertanto il tempo a disposizione è chiaramente pochissimo, infatti sto girando questo video in tarda serata, giusto per dirvi. Niente, pertanto detto ciò, oggi ne approfitto per girare un video a cui tengo davvero moltissimo, che è uno dei 3 video che diciamo riguardano i miei acquisti natalizi, in particolare una delle 3 box natalizie che ho acquistato per passare in lieta compagnia a questo periodo di attesa del Natale. In particolare vi parlo di una delle box più particolari perché... Allora, la box intanto è stata indetta dal Giardino di Arianna, è uno dei siti con cui mi trovo davvero benissimo perché in primis mi piace davvero tanto come sito, hanno un ottimo assortimento, tantissimi nuovi brand, anche brand comunque poco presenti negli altri e-commerce, quindi comunque... Anche un punto a favore, ovvero Erika e Nicola, diciamo 2 persone molto carine e che noto fanno il loro lavoro con molta passione, e cioè praticamente mi ha particolarmente influenzato. Mi è dispiaciuto molto non poterli incontrare al Sana, sarebbe stato piacevole conoscerci personalmente, ma spero che non mancheranno, diciamo, spero, altre occasioni per poterlo fare. Il periodo natalizio quest'anno mi ero proprio messa in testa di acquistare delle box dell'avvent, proprio l'avevo proprio deciso perché è da 3 anni che sono in questo ambito, in questo mondo, e ogni santo anno per motivi economici o altro non le acquisto, pertanto quest'anno ho detto niente, le devo acquistare e me ne sono prese 3 particolari. Come vi dicevo, parliamo della box del Giardino di Arianna, che è molto particolare perché... Allora, la box del Giardino di Arianna è una corona dell'avvento, quindi è una cosa diversa. È la corona dell'avvento. Allora, diciamo che la corona dell'avvento comunque è una tradizione religiosa in cui praticamente ogni domenica di avvento non si fa altro che riunirsi in famiglia e accendere progressivamente una candela ogni domenica per attendere il Natale, quindi nelle 4 domeniche d'avvento. Piccato appunto proprio è l'avvicinarsi al Natale e sentirlo con gioia, con spirito e con tanta fede. Mi ha portato ad acquistare questa corona dell'avvento e anche la mia comunque la voglia di vedere, di avvicinare quella che è la mia passione per l'ecobio in qualche modo anche alla mia, al mio amore per quello che è il Natale, per questa festa religiosa e per il suo grande e importantissimo significato. Quindi diciamo che ho sono andata ad unificare e incrociare le 2 cose, quindi per me ha un grande valore e mi è molto piaciuta perché diciamo che è una cosa a cui nessuno ha pensato, perlomeno io non l'ho vista da nessuna parte, e quindi è un'idea molto originale e poco dispendiosa. Infatti questa box aveva un costo di 29,90 €, prese le spese di spedizione così come da sito. Allora, cosa prometteva la box? La box prometteva 4 prodotti full size per un valore complessivo tra i 50 e i 60 €. Veniva fatto un questionario e dal questionario con cui si veniva profilati si avrebbero comunque scelto e valutato cosa inserirci all'interno. Ora io ho piacere di leggervi il questionario insieme alle mie risposte, perché penso che sia molto importante per capire se hanno rispettato o meno le mie pretese. Dopodiché vi farò vedere i prodotti e poi vi darò le mie considerazioni personali. Quindi iniziamo subito leggendovi il questionario, il questionario di profilazione. Allora, devo dire che il questionario, in primis, dalle mie comunque, mi è sembrato un questionario con poche domande, ma comunque fondamentali, un questionario quindi, diciamo, in un certo genere molto superfluo, possiamo definirlo, ma superfluo fino a un certo punto, perché comunque alla fine lascia una grande domanda che ti permette di spaziare, di poter dire tutto quello che vuoi. Quindi è molto bello, ha dato l'opportunità a tutte noi che abbiamo acquistato questa box di poter dire tutto quello che magari nelle domande molto semplici e basiche proposte non era possibile inserire. Iniziamo subito. Mi viene chiesta l'età, quindi quanti anni ho? 24. Poi mi viene chiesto se scelgo cosmetici soltanto vegani. Ho risposto no, perché non sono una ragazza, non sono vegana, quindi per me o vegano o no va bene. A definire la mia pelle. La mia pelle la posso definire sensibile, perché è molto sensibile e reattiva, con cooperose, quindi qualche brufoletto, secca, sicuramente secca in alcune zone. Quindi così ho definito la mia pelle. Come definirei i miei capelli? I miei capelli, come ben vedete, sono lisci, trattati, perché ho trattato con permanente in passato, ho usato la colorazione chimica, ma ora mi sto utilizzando quella di tinta di Villalogro, che è comunque un compromesso, e quindi sono secchi. E poi sono lunghi. Quindi questi sono i miei capelli. Come definire il mio incarnato? Chiaro, non chiarissimo, perché credo che ci sia una tonalità di carnagione che sia ancora più chiara della mia e quindi sia ancora più invisibile. Per quanto la mia è vampiresca, penso che ci sia di peggio, quindi chiaro va bene. Preferisci? Ecco, questa è stata una domanda a cui era possibile dare solo una risposta. Pertanto non sapevo cosa rispondere, perché tra le varie opzioni vi era toni nudi e naturali, li uso, toni chiari dipende, perché dipende se parliamo di champagne, di illuminanti, li uso, se parliamo di azzurrino e rosella non li uso, quindi l'ho scartato pure. Toni scuri dipende, perché ci sono dei toni che mi stanno bene e toni che mi stanno orribili, quindi l'ho escluso. Toni accesi dipende, perché fucsia non mi sta bene, quello così, quindi l'ho escluso. Non ho un make up, sarebbe proprio da incoerenza pura, quindi ho messo solo mascara, matita e rossetto, che comunque sono le tre cose che mi piacciono pazzescamente. Sono le profumazioni che preferisci, tra le tante. Fruttato non mi dipende, non mi fa impazzire. Agrumato dipende, non mi fa proprio impazzire. Fiorito non lo so, perché ci sono alcune profumi di fioritura che non mi piacciono. Ho messo talcato, che mi piace molto il talcato, dolce e legnoso, tipo mi ricorda un bagno schiuma che ho usato di non mi ricordo che marca, Ailegni, che proprio ha una profumazione, sembra proprio molto orientale, quindi sì, mi piace molto. E poi c'era neutro, che comunque non mi piace per niente proprio. Ultima domanda, che è quella che vi dicevo: dici brevemente, attenzione, brevemente, qualcosa di te. Vi leggo il mio poema. Allora, volevo premettere dei prodotti da evitare di inserirmi, come le novità puro bio che possiedo. Ve ne ho parlato a tutto, diciamo, miliardi di video, quindi inserirmene sarebbe stato un grande spreco. Quindi optare per il make up su Piteraq, che è un'azienda che non ho provato, attraverso qualche prodotto. Inoltre mi piacerebbe qualche prodotto della nuova linea di Bioearth, di Latte e Luna, che non conosco assolutamente, Domus Olea, in cui ho precisato di evitare i prodotti con contenuto di pesca, perché ho visto che alcuni prodotti la contengono, a cui sono allergica, quindi non potrei proprio utilizzarli. Nebbiolina, anche Fitofilos, le ultime novità mi incuriosivano, radici floreali che non ho mai provato neanche, Tendance Emma, che è un brand di accessori per capelli e per il viso, Iliana, Anche ieri sera le erbe di Janas che non ho provato, ho messo, sarebbero questi i brand che preferirei perché sono quelli di cui non possiedo nulla o che uso poco, e quindi avrebbe senso realizzare una colonna dell'avvento con almeno 4 prodotti di questi brand, ne sarei più felice. Grazie anticipatamente di avermi ascoltata. Questo è stato ciò che ho scritto, essendo che comunque non era un calendario dell'avvento, penso sia stato anche più facile poterci accontentare, perché comunque sono 4 prodotti, quindi è più facile comunque poter farci felice in qualche maniera. Ma comunque, detto ciò, ho cercato anche di dare, quindi in maniera generale, far capire quello che erano proprio i brand che avrei gradito provare, evitando comunque di farmi inserire prodotti che ho provato e straprovato, con cui non mi sono trovata, che non mi interessa provare, che proprio non mi piacciono, ecco, eccetera eccetera. Quindi, detto ciò, inizierei subito a farvi vedere i prodotti. Allora, comunque ve la faccio vedere. Questa è la box, che è di una carineria impressionante ed è bellissima, mi piace proprio, è carinissima. Infatti Nicola, proprio lui mi diceva che l'idea della corona dell'avvento è partita proprio dal discorso di questa meravigliosa grafica, di queste carinissime box che hanno trovato così per caso insieme a Erika. Pertanto poi da lì sono partiti e hanno creato queste box. Allora, iniziamo subito. Questo qua, carinissima Valentina, in Natale non me le porto. Noi del Giardino di Arianna siamo dei veri appassionati di questo particolare momento dell'anno, ne amiamo profondamente l'atmosfera e quel caldo senso di unione. Forse nell'animo siamo rimasti un po' bambini, penso che lo siamo un po' tutti quando si parla di Natale. Abbiamo pensato di creare e proporre una box corona dell'avvento con 4 pacchetti da scartare insieme, uno per ogni domenica di avvento, perché crediamo che questo momento possa diventare un simpatico modo di attendere insieme l'arrivo del Natale, un cammino rigorosamente bio. Ed è una cosa che mi piace davvero tanto. Ora stare pensando, ma ce ne sono 5 pacchettini. Il primo è un piccolo pensiero da aprire subito, perché noi siamo due curiosoni e sappiamo quanto è difficile resistere alla tentazione di scartare immediatamente tutto. Mi risparmio tutta la cosa che mi hanno scritto, che è comunque carinissima, insieme ad una, diciamo, poesia di Gianni Rodari che è sul magico Natale. Sintesi. Hanno messo un pacchettino in più per tutte noi. Il pacchettino è questo, proprio contenuto in questo qui, e all'interno troviamo questo qui. Questo è il pacchettino, diciamo l'omaggino che ci hanno inserito in qualche modo all'interno, ed è un dischetto struccante cotone bifaccia in qualche modo. Allora, vediamo che da una parte, non so se si nota dal video, questa parte è felpata, mentre l'altra parte è in spugna, quindi diciamo che ha un'azione un po' più esfoliante, mentre l'altra parte magari come classico dischetto struccante. È una cosa davvero simpaticissima, utilissima, perché sinceramente volevo provare, come avevo scritto, qualcosa di questa azienda, di Tendance Emma, di cui mi piacciono molto le sorte di tovaglie per i capelli, che prima o poi penso che prenderò perché mi incuriosisce parecchio, e sono ovviamente in cotone biologico. È 1,75 €, mi sono fatta il calcolo circa. Pacchetto prima giornata, prima domenica d'avvento, trovo io questo. Ho trovato un rossettino di Piteraq, che è questo qua, e che io sono stata, diciamo, super happiness, felicissima di trovarlo. Il rossettino che ho trovato quindi è questo, non so se ora si vede bene il colore, ed è un rosso aranciato, diciamo, rosso S, che Erika mi ha svelato un trucchetto che non avevo molto capito. Piteraq ci permette di capire se è un colore di quelli che propongono, che sia rossetto, che sia fondotinta, sia caldo o freddo, dal punto cardinale, ovvero se troviamo S di sud o di ovest, la tonalità è calda. Se troviamo nord-ovest, quindi NOE, la tonalità è fredda. In questo caso è il rossetto numero 62S, quindi è un rosso della tonalità calda che diciamo non mi dispiace, però sicuramente mi dona molto molto bene, ma non è, diciamo che è un colore intermedio, mediamente buono per la mia tipologia di labbra. Guarda con questo rossetto, vi lascerò una foto davvero, e la durata è buona. Si stende molto bene, io però prima di applicarlo applico sempre un contorno labbra e poi vado a stenderlo. È molto morbido, molto delicato sul labbro e personalmente la durata, se non si mangia, è di diverse ore, mangiando un pochino va a sbavarsi sotto, quindi diciamo che ancora lo sto provando, però chiaramente non è un rossetto long lasting, ecco, però ha davvero una buona durata e anche un'ottima coprenza fin da subito, quindi mi piace molto come rossetto. Questo qui ha un costo di 11,90 €. Domenica d'avvento, sono sempre stata contentata, quindi fino ad ora felicissima, ed ho trovato il BB cream di Piteraq, quindi sembra accontentata, mi hanno fatto provare un altro prodotto di Piteraq e in particolare è la tonalità 11 che, come ben vi ho detto, è un tono chiaro, freddo. Questa tonalità quindi va benissimo per la mia colorazione molto molto chiara. Diverse volte questo prodotto e ce l'ho indossato da stamattina, quindi già vi dico un po' come la NF Cream, è anche senza bianca, con dei piccoli granuli all'interno. Si va a massaggiare diversamente in maniera circolare verso l'esterno finché non prende la tonalità del vostro incarnato. Mi piacciono così tanto perché diciamo che vanno in linea di massima a prendere una tonalità chiara e che si adatta perfettamente col mio incarnato senza creare stacchi di colore, ma non mi piacciono quando, con questo mi è capitato semplicemente una volta, però capita, nelle zone del naso mi capita, in queste zone, forse perché sono le zone più secche, questa cosa devo ancora capirla perché mi capita, ma non mi capita sempre. Se fate attenzione, vi viene un colore tipo aranciato, non capisco mai perché, a volte mi capita. Comunque oggi invece ho provato ad applicandola qui e poi spostandola in questa parte del naso e devo dire che non ho avuto assolutamente problemi. La durata è buona, la coprenza chiaramente è molto molto leggera, quindi non vi aspettate chissà quale coprenza, ha un'attività uniformante, levigante, idratante, perché nel mio caso ce l'ha anche. Toccare con un po' di cipria nel caso in cui dovesse andarvi a leggermente lucidare, ma non vi renderà il viso oleoso, quindi guardate, un effetto fondotinta, anche perché è una BB cream, quindi non ha l'effetto fondotinta. Ho 13,90 € d'avvento. Sono ancora più felice perché ho trovato un altro dei prodotti che mi piaceva davvero provare e che ci tenevo davvero ad avere. Come ho trovato la terza domenica ed è l'Aurora Serum, ovvero il serum all'acido ialuronico con aloe ad effetto anti-age e idratante. Questa qui è la confezione, all'interno troviamo questo qua, non lo apro perché ancora non lo uso, con questa pompetta a pressione, concentrato ad alto tenore di aloe, abbiamo l'80% di aloe e acido ialuronico, proprio studiato per la pelle disidratata, per la pelle secca, matura e con rughe. Io sono davvero felicissima perché davvero ci tenevo molto a provarlo e può essere combinato, anzi successivamente va consigliata l'applicazione della crema, quindi costo di 17,80 € ed è uno dei prodotti che volevo provare proprio della linea di Bioearth. Sembra che proprio mi abbia letto nel pensiero, proprio perché era uno dei prodotti che mi piaceva davvero tantissimo poter provare. L'ultima domenica, che sarà tra qualche ora, però ho piacere di aprire il pacchetto con voi ed è questo. Questo è il quarto pacchetto e lo apriamo insieme. Vabbè, guardate voi, giudicate voi stessi. prodotto che ho trovato all'interno, cioè con questo proprio grazie. Questo è il prodotto che ho trovato. Allora, questo è il sapone antiossidante viso corpo capelli di Domus Olea Toscana, di cui io non ho provato ad oggi nulla, cioè ne ho sentito parlare super benissimo, benissimissimo, ma non ho mai provato e mai avuto modo di provare nulla, e quello mi è sempre dispiaciuto perché davvero ne parlano molto bene, ma per un motivo o per un altro non ho mai comprato niente, quindi quella è buona occasione per non farlo ora, approfittando proprio di queste box dell'avvento. Allora, come funziona? Vediamo, leggiamo subito. È un prodotto toscano, ovviamente, Domus Olea Toscana. È un sapone liquido dalle molteplici applicazioni, indicato per la detersione cutanea del viso, del corpo, compresa l'igiene intima, e della cute, soprattutto nei casi di pelli sensibili e problematiche, che richiedono di essere deterse delicatamente, a richiedere di sostanze antiossidanti nutritive e riequilibranti. Questo qua è il prodotto ed ha un costo di 16,90 €, quindi va, sono contentissima veramente. I 4 prodotti che ho trovato sono 2 di cosmesi, nelle ultime 2 domeniche, questo, il siero all'acido ialuronico e il sapone antiossidante viso, corpo e capelli, e il primo 2 domeniche dei prodotti di make up di Piteraq, il rossetto 62S e la BB Cream Petra 11E. Ho fatto un calcolo comprendendo la spugnettina di Tendance Emma, che non so se sia compresa nel totale che loro dicevano, il totale sarebbe di circa 72,20 €. Quindi comunque, guardando che l'ho pagata a 29,20 €, ci sono più di 30 € di prodotto in più praticamente, quindi è come se avessi comprato il tutto a metà prezzo, pertanto ne sono felicissima, ma non tanto per il discorso di aver risparmiato, quanto per il fatto che ho comprato un prodotto che esteticamente è davvero molto carino e molto natalizio, è arrivato puntualmente, prodotti impacchettati in maniera davvero carinissima e super natalizia, l'idea proprio di vederci ogni domenica e sapere cosa se ha ricevuto l'altro, e anche Erika, diciamo, che ha avuto il suo pacchettino, è una cosa carinissima. Il fatto comunque che Nicola abbia appieno diciamo in qualche modo rispettato ed accontentato i miei desideri ha reso questa box davvero sicuramente una di quelle che mi è piaciuta di più e che ho gradito davvero immensamente, proprio perché mi ha permesso di avere 4 prodotti che sicuramente userò e di cui spero di fare buon uso e che indirettamente comunque avevo piacere proprio di provare, quindi io da questa box ne sono rimasta felicissima, e se un prossimo anno dovesse esserci non nascondo che comunque potrei ricomprarla, perché davvero ne sono rimasta molto 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 soddisfatta. La loro gentilezza, la loro disponibilità, di dare molta importanza al cliente, per me li rende uno dei siti molto molto validi e da tenere presente. Concludo ringraziando Nicola e Erika, dando loro un meraviglioso Natale, ricordandovi che se volete fare acquisti sul Giardino di Arianna abbiamo uno sconto, ve lo lascio in sovraimpressione, che ci permette di avere il 10% di sconto sulla gamma dei prodotti che hanno in vendita. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, e sono curiosa di sapere se avete provato uno di questi prodotti, come vi siete trovate. Un grosso bacione e ci vediamo ai prossimi 2 video dedicati alle box dell'avvento. Ciao!